Eccoci qui, quindicesima giornata del campionato regionale di Serie C Umbro. Sandro Ferretti in voce insieme a Valentino Severi, sempre in voce, che vi commentano l'incontro odierno tra chi, Sandro? Tra l'Acqua Sparta, Volley Acqua Sparta, e la Factory Store Bastia Umbra, squadra che nella passata stagione militava nel campionato di B1. Benissimo, intanto c'è subito un punto per le locali che vanno a segno, le locali che in classifica, Sandro, ricoprono il terzo posto in graduatoria generale, 35 punti contro i 28 della formazione che è ospitata, quindi della Bastia, il quale Bastia adesso va a segno proprio con la numero 12 segnatamente. Sandro, andiamo a vedere di chi si tratta. Della Tabai. Senti, prima di entrare nella cronaca facciamo un caloroso saluto alla giocatrice dell'Acqua Sparta, la Carboni, operata il 19 dicembre, che torna, la vediamo qui sugli spalti. Sugli spalti è ancora convalescente, però pronta a tornare sul rettangolo di gioco da par suo. Sì, speriamo nei playoff la ragazza che possa tornare. Ricordiamo che la prima non passa direttamente in questo girone, in quanto girone unico, Sandro, che raccoglie le squadre umbre, con l'unica eccezione di Chiusi. Ercolani, errore in attacco, è il punto numero 2 per la squadra di casa, quindi 2-1 per chi ospita la stessa formazione di casa al servizio, ricevuta malamente dall'altra parte del campo. Adesso non governa una situazione difensiva assolutamente governabile da numero 5. Trattasi di Bucciarelli, una ragazza dell'88 che non riesce a tirare su una palla decisamente abbordabile per quanto riguarda la fase difensiva. Adesso ancora al servizio la compagine di casa, che mette la palla direttamente out. Si trattava della numero 7, Catalucci, una delle bocche da fuoco insieme alla Muzzi della formazione di casa dell'Acqua Sparta. Ancora difettosa la ricezione della Catalucci, con il proprio libero non si intendono. Esatto, di malinteso comunicativo, e quindi sì, perfetto, di ricezione, Sandro. Inquadrata proprio la medesima Catalucci. Al servizio adesso al salto numero 14 della formazione ospite delle Bastia, squadra umbra anch'ella, che può contrattaccare, mette la palla in, la palla è decisamente in. Andiamo a vedere chi è il direttore di gara, Sandro. Si tratta di una ragazza, di una signorina, Diletta Roccaforte, del comitato provinciale di Perugia. Eccola qui, inquadrata di schiena. Giovanissima per l'occasione, per questo big match della quindicesima giornata del campionato di Serie C, girone unico umbro. Può contrattaccare adesso la formazione ospite, ma appoggia solamente la numero 14. Sempre Uccellani, una ragazza del 94 che appoggia, ma il muro proteso della formazione di casa riesce a mettere la palla a terra, sempre nell'ambito dei 3 metri del rettangolo di gioco. Al servizio la medesima formazione di casa, questa volta ben ricevuta la formazione ospite. È un buonissimo schema al centro che viene difeso incredibilmente dalle Acqua Spartane, ma c'è un block out molto interessante confezionato dalla numero 11, se non vado errato, dalla numero 11, la Ercolani, che è anche il capitano, il capitano, una ragazza del 90 del Bastia, che sta vendendo cara la pelle per quanto riguarda queste prime battute di gioco. 5-4, adesso c'è una veloce al centro della stessa Muzzi, ancora si ripete lo schema e c'è la palla che muore laddove non nessuna avversaria può arrivare. Confezionato il punto dalla medesima Muzzi, che ha avuto due possibilità di attacco e alla seconda volta non si è fatta pregare. Ecco, bene, inquadrata proprio in questo momento. Esatto, andiamo anche a ricordare chi sono gli allenatori. Partiamo dalla squadra ospite con Fabio Berrettoni e Claudio Guerrini per il Bastia, mentre Consuelo Petrocchi e Toni Elena per la formazione di casa dell'Acqua Sparta Volley. Contrattacco di Bastia, che appoggia la palla per un facile free ball della formazione ospite di casa, sempre ben difeso
ordinate adesso le ragazze ospiti dopo primi frangenti di indecisione. Accompagna la palla out, cercando di sfruttare il muro avverso che si leva, si toglie dalla traiettoria. Si trattava della numero 8 da Ubaldi della formazione di casa, che non ha trovato il punto nemmeno il muro, per cui si viaggia adesso sempre sul minimo vantaggio. 5-6, Sandro, 5-6. Per le ragazze di Bastia. Con il capitano Ercolani in battuta, la ricezione comoda, Catania. Ma adesso c'è un malinteso tra la... E infatti, la palla giustamente, quarto tocco designato, attribuito dall'arbitro alla una giocatrice della formazione di casa, per un malinteso tra regista, alzatrice, nella fattispecie della Grassini, che questa volta alza molto bene per la Muzzi medesima, che mette agevolmente, con un primo tempo di sicuro valore, la palla a terra. Ancora un minimo vantaggio, le locali cercano di non permettere alle ospiti, Sandro, di mettere troppo il naso e le mani avanti. È una partita molto molto combattuta tra due sestetti che sono vicinissimi di classifica, una... appena 7 punti dividono le due formazioni, per cui da buon derby. Poi, ma qui sono tutti derby. Dopo, guardate che difesa, Sandro, e può contrattaccare con un piazzato che favorisce l'alzata della stessa Grassini. E buonissimo, guardate cosa sta difendendo Bastia in questo momento, tra gli applausi dello sportivissimo pubblico. Ha corso nonostante l'orario, Sandro, 20:30 invece delle ordinarie 17:30. Guardate, difendono tutto, è incredibile questa extra copertura, e c'è il punto adesso confezionato sempre dalla centrale Muzzi, che è, se non mi sbaglio, terzo punto personale per lei, un solo errore. Grandissima fast per la Muzzi, non dimentichiamo l'esperienza in categoria superiori, poi con una palleggiatrice dell'esperienza della Grassini è tutto più agevole, sì, per quanto riguarda la costruzione del gioco. Non sta buonissima questa Alessandri fast, maglia numero 1 della numero 1 segnatamente della Alessandretti, una classe ragazza del 96. Al numero, con il numero 6 al servizio, la Brunetti invece, 93 classe. Ancora una volta Grassini, alzata dietro, non troppo chirurgica per la seconda linea, la pipe, difesa questa volta dalla formazione di casa. Contrattacco ancora da seconda linea, c'è il punto. Punto questa volta, confezionata dalla numero 92, probabilmente il suo anno di origine, di nascita, la Guerreschi. Sandro, se non vado errato, con il numero 92, ricorda probabilmente l'anagrafe, l'anno in cui è nata, numero molto singolare. Infatti, 20 luglio del 92 la ecco, quindi conferma sulla mia impressione iniziale. Sbaglia tutto adesso la Muzzi stessa, che ovviamente lascia il posto al libero per quanto riguarda la fisiologica rotazione. 8-9, incontro 8-9. Molto bello e molto equilibrato, Sandro, al momento, come ci si attendeva alla vigilia. Adesso c'è una strana, veloce, ritardata, rallentata dell'asse offensivo della formazione di casa, che mette la palla nella parte esterna, posto 4. Grande gesto tecnico della Rosa, sì, che ha ritardato il polso e è andata a pizzicare la parte esterna proprio di 3 metri aperta. Molto buona, su un'alzata non proprio ortodossa, anche se ritardata, non sappiamo se volutamente o involontariamente ritardata. Resta il fatto che sarà molto brava, come dicevi tu, Sandro, la Rosa, a girare il polso, ruotarlo e verso piazzare il posto 4. Questo posto 4. Applaudire il gesto tecnico della ragazza. Adesso sta prendendo le misure la formazione di casa, essendo passato in vantaggio, e vediamo se riesce a chiudere, ma molto buone le maglie difensive della compagine in azzurro, che vanno anche a chiudere il punto con la numero 14. Molto brava la Uccellani, una ragazza del 94, agli ordini di mister Fabio Berrettoni, il selezionatore tecnico della formazione delle Bastia, che rimette il punteggio su una situazione di perfetta parità, 10-10. Molto bello l'incontro e molto pugnace la formazione ospite venuta, ecco. Adesso c'è un errore comunicativo della numero 6 della formazione ospite,
della Brunetti, che invece non riesce con il con la parte concava della mano a tirare su una palla che poteva essere governata in maniera sicuramente migliore. Bene, all'assalto ecco la Catalucci, adesso la Catalucci sul libero Bosi, non può contrattaccare la formazione ospite, ma lo fa fare quella di casa. Vediamo con questo free ball che trova il muro ben confezionato dalla, da parte delle, delle ragazze di Bastia, e c'è addirittura il muro che è sempre il numero 14, sempre in là, che va a segno in maniera molto perentoria la Uccellani, confezionando il suo secondo punto consecutivo, soprattutto riportando le proprie compagne di squadra, la sua compagine, sul punteggio, ennesima parità. Non riescono a distaccarsi. È ancora presto, bisogna arrivare. Vediamo questa battuta salto molto buona, mette in difficoltà la ricezione per vedere poi caratteristiche. Esagera adesso a numero 8 Sandro, segnatamente la Ubaldi. Esagera, avrebbe dovuto piazzare la palla dall'altra parte del campo trovandosi troppo staccata da rete, ma esagera forzando il colpo e consegnando. Ecco gli schemi della palleggiatrice del Bastia, puntualmente raccolti dal nostro sapientissimo Claudio Biscetti, sempre molto pronto in regia. Ricordiamolo ogni volta, il lavoro alacre che compie dietro le quinte, o meglio in regia, il nostro Claudio Biscetti, davvero sagace nel cogliere gli attimi, in questo caso segnatamente per quanto riguarda gli schemi. Ma non perdiamo di vista il match, 12 pari, ancora rimesse le cose a posto da parte della compagine a domicilio, che va a servizio con probabilmente al salto, prepara la palla per scagliare, no, semplicemente una palla molto tesa che non raccoglie il punto, ma mette molto in difficoltà la ricezione avversaria per il pronto free ball. Non sceglie la parte centrale, ma la parte di banda, ed è proprio adesso c'è il muro, ancora una volta preso dalla Ubaldi medesima. Sta funzionando molto bene secondo me la difesa, Sandro, di Bastia, e anche il muro, che sta diventando molto molto pericoloso e invadente per quanto riguarda la formazione 12-13 di casa. 12-13 con la Tabai, per lei tre punti fino a qui. Guardate come difende, ci riprova la Mozzi ancora una volta, e c'è un'invasione probabilmente decretata dal direttore alla di gara, alla numero 1 Alessandretti, da Roccaforte, che si accusa dell'errore, molto sportivamente si accusa, avendo invaso la corsia avversaria. Eccola qui, inquadrata Tabai, la stessa Tabai seduta in panchina in atteggiamento riflessivo, e anche è per dare il posto disteso libero, visto il suo guardate ruolo. Che alzata straordinaria confezionata dall'asse Grassini, Muzzi che trova il posto 5 avversario, il posto 3 avversario completamente sguarnito, e trova proprio l'incrocio delle righe, per cui si ritorna con le locali in vantaggio 14-13. Sandro, partita assolutamente bella e spettacolare a vedersi, nonostante l'orario 8:30, inconsueto per questa, per questo tipo di categoria. Boh, bravissima adesso la Grassini, che però trova un'attenta copertura da parte della formazione di casa, non riesce questa volta. La numero 92 appunto, di cui parlavamo in precedenza, Sandro, a tirare su questa palla non facendo un passo indietro, trovandosela attaccata al corpo. Stiamo parlando della reazione un po' ritardata, quindi poco psicoreattiva, ma anche la Guerreschi. Free ball, vediamo come va a finire, e c'è il punto, in quanto sì, la Brunetti nell'attaccare ha preso l'asta, per cui si ritorna con le locali, sanno che rimettono il naso avanti rispetto alle dirimpettaie. 15-14, e questa è la situazione che si sta sostanziando. Ed adesso in poi cambierà sicuramente la partita. Ancora errore della Ubaldi, Sandro, correggimi se sbaglio, ma tre errori in battuta del volley Acqua Sparta contro gli zero della Factory Story Bastia Umbra. Molto più ordinata, direi, meno potente, ma molto più ordinata, molto più organizzata come compagine, almeno parlando proprio di questo momento del match. Guardate come difende, però non ce la fa questa volta il libero della formazione, della formazione del Bastia, a tirarsi una palla che era davvero difficile. Bosi, è la Bosi, maglia numero 10, una ragazza maglia rossa, una ragazza del 90, Sandro,
è comunque un buon libero. Buonissimo libero, si sta comportando molto bene in queste prime fasi. Muzzi al servizio, ancora il libero della formazione del quale abbiamo parlato. Basia, guardate come carica questa, 14, molto molto concreta le proprie azioni d'attacco, molto concreta. Stiamo parlando sempre della Uccellani che confeziona il suo personalissimo secondo punto, ma mi è piaciuta molto a muro e anche in fase difensiva. Una ragazza molto strutturata sotto il profilo fisico. Sì, siamo sul 16 pari con la Alessandretti, maglia numero 1, blu, al servizio. Molto buono. La ricezione un po' staccata, ovviamente. Era. C'è un bellissimo muro, ancora una volta. Guardate il muro, la differenza minimale, minima, tra queste due compagini è fatta proprio dal muro e dalla resistenza difensiva. A mio personalissimo avviso, infatti, la Catalucci ha preso in faccia un secondo muro per quanto riguarda questo primo parziale di gioco. Ancora al servizio, una buonissima. Con il numero 1, giocatrice della formazione del Bassia, da seconda linea, bravissima adesso, è proprio là, non posso, guardate in 4 sono andata a prendere la palla, Sandro, guardate lo spirito di abnegazione delle ragazze in azzurro, ce la stanno mettendo tutta, veramente intenzionata, ecco adesso l'allenatrice della formazione, Consuelo Petrocchi, che stigmatizza le proprie ragazze svegliandole per l'occasione. Out Grassini, non perfettamente in linea con il match, va detto, Sandro, dopo l'altra volta quando abbiamo commentato sempre la formazione dell'Acqua Sparta, ci sembra leggermente fuori dal match e sarebbe molto importante il suo apporto. Ovviamente questa è un'altra partita. Sì, guardate che difesa, Sandro, straordinaria, vediamo questo attacco che va a buon fine, bravissimo. Guardate la 92, la Guerreschi, dove è andata a mettere la palla proprio in zona 5 del campo, molto ma molto ma molto brava a trovare l'angolo sguarnito, ma giustamente non poteva piazzarsi lì proprio una ragazza per difendere. La Catalucci in battuta, ancora 14, questa volta prende un bel muro la Giulia Uccellani, che prende un muro in faccia, ha sparato senza direzionare bene il colpo, con un piano di rimbalzo da parte del muro avversario decisamente proiettato all'interno della linea dell'ambito territoriale dei 9, dei 3 metri, chiamiamolo così, zona mediana del campo. Ancora Catalucci difende come può il muro, ancora attacco, buonissimo, palla in, perfettamente un lungo linea imperioso della numero 11, la segnatamente la Ercolani, capitano peraltro per l'occasione, che mette la palla assolutamente lungo la riga che divide lateralmente il campo. Ancora al salto la 14 a tutto braccio, punto della parità, palla in due, bellissimo muro. Ancora il muro, guardate il muro come funziona, proprio contrattaccare ancora la 92, la Guerreschi può solamente appoggiare adesso la 14 della formazione delle Bastia, bravissima la 23 invece, la Rosa che mette la palla sfruttando il muro disorganizzato avversario e soprattutto consegnando il 20° punto, Sandro, 20-19. Sì, vantaggio la squadra di casa, adesso battuta con la stessa Rosa. Medesima Rosa al servizio dopo aver raccolto il punto del sorpasso ennesimo. Bellissima la battuta, ma altrettanto discreta la ricezione avversa. Guardate che bellissimo punto, bravissima la numero 6. Brunetti, bravissima, ha trovato proprio un colpo a scendere con la parte bassa della mano. Ha trovato una zona non ben governata, o meglio leggermente sguarnita del fronte avversario. Guardate come stanno menando entrambe le compagini. Adesso il gioco è davvero bello, Sandro, non so se sei d'accordo. No, bellissime fasi di gioco, ancora le due formazioni sono concentrate, anzi concentratissime, 21-20, e questo non può far che bene alla pallavolo. Solitamente quando due formazioni arrivano al time out, l'unico problema che c'è
di tanti errori in battuta, tantissimi, soprattutto da parte della formazione locale, tanti, sono 5 errori rispetto contro a 0 contro 0, quindi 5-0, insomma, ci sembra che la differenza sia parecchio lì. Ed ecco, l'abbiamo invocato, ecco. Come sempre succede, la numero 11 della formazione delle Bastia, la Ercolani, la capitana, mette la palla nettamente out, riportando in vantaggio le avversarie 22-21. Adesso tiene la palla in campo, giustamente, guardate quanto disordine, molto intelligentemente ha creato la numero 8, la Ubaldi, che si era macchiata di alcune infrazioni, di alcuni errori, e c'è un time out 23-21 da parte di Fabio Berrettoni, e ci sembra essere il massimo vantaggio, Sandro, perché si era viaggiati sempre sul filo dell'equilibrio, ma due punti di vantaggio da parte della formazione di casa non si erano mai registrati fino a questo momento. Adesso inquadrata la panchina della formazione di casa, Sandro. Siamo sulle battute finali di 7, che secondo me si chiuderà soltanto con il minimo vantaggio, non ci sarà un abisso tra le due formazioni. Quindi non vedi un 25-21, Sandro, ma vedi un testa a testa. Sì, un 25-23 lo vedo benissimo. Lo vedi benissimo. Cioè, il minimo vantaggio come potrebbe essere un 24-26, un 26. Quindi o hai vantaggi o il minimo, esatto, vantaggio, insomma. Oppure un 28-30. Un 28-30. Staremo a vedere comunque con al servizio. Sarà per un particolare, ma non sarà per una forza maggiore. Assolutamente equivalenti le due compagini, omologhe nei propri valori rispettati in campo fino a questo momento. E guardate adesso la Muzzi, che non chiude il colpo, ma ci può riprovare ancora con l'ausilio della Grassini dall'altra parte. Rimbanda la Catalucci, che sfonda il muro, no, difende, e applausi a scena aperta per la difesa del Bastia. La palla è out, giustamente, anche se invocavano il tocco del campo avversario da parte della sfera. Così non è stato. 24-21, Sandro, 3 set point consecutivi, di cui il primo da apprezzare l'intelligenza tecnica della Muzzi, con un block out, e poi ha lasciato la palla sagacemente out. Schema dietro molto buono, che non viene chiuso dalla centrale, che avrebbe dovuto, ecco, adesso c'è il punto. C'è un fallo in palleggio. 25-21, Sandro, invece sei stato cattivo, vate. 25-21, è concluso il primo parziale di gioco.